Ciao e bentornati a Crochet Romance. In questo video voglio iniziare a presentarvi dei video tutorial che accompagneranno gli articoli del nostro blog ehm, dedicati alla rubrica Punti e Spunti. Eh, quindi in questo video vi farò vedere come realizzare questa mattonella all'uncinetto. Ehm, e vi lascio nell'info box sotto a questo video anche lo schema scritto, eh, quindi potete consultarlo sul nostro blog e magari stamparlo e, eh, perché no, ehm, fare la raccolta dei vari punti insieme a noi. Questi articoli escono una volta al mese e ci sono sempre eh, circa 5 proposte, a volte all'uncinetto, a volte ai ferri. Questa mattonella l'abbiamo chiamata fiore a quattro petali, è molto facile da realizzare e ho deciso di realizzarla per intero, quindi proprio lavorando dalla A alla Z ogni giro completo insieme a voi, perché le più esperte ehm, potranno semplicemente consultare il blog e eh, stamparsi lo schema e lavorarlo, mentre per chi è principiante sicuramente troverà utilissimo ehm, avere ehm, una volta, come dire, visto per intero tutta la lavorazione, poi se vi va eh, potete uncinettare insieme a me, quindi prendetevi un filato e l'uncinetto adatto per lo spessore del vostro filato e partiamo con la lavorazione. Vi ricordo che il tutorial è disponibile sia per mancini che per destrorsi, quindi se siete nella versione che non vi interessa, andate a vedere sotto a questo video e troverete il link all'altra versione quindi all'altra mano ma ora basta con le chiacchiere partiamo subito con questa simpatica mattonella a proposito io sto lavorando con un filato di spessore medio e l'uncinetto numero 4 e la mia mattonella finita misura 11x11 centimetri allora iniziamo con un'asola da avio e poi facciamo 5 catenelle Chiudiamo ora con una maglia bassissima in tondo entrando nella prima catenella che abbiamo fatto. Adesso facciamo una catenella, una maglia bassa e per fare la maglia bassa entriamo nel forellino di questo archetto di catenelle e proseguiamo nel seguente modo una catenella 5 maglie alte e lavoriamo sempre all'interno di questo forellino 1 2 3 4 e 5 ora facciamo una catenella e ripetiamo adesso per altre tre volte, quindi una maglia bassa, una catenella, cinque maglie alte. E una catenella. Quindi abbiamo fatto due petali, ora facciamo una maglia bassa, una catenella, 5 maglie alte e una catenella. Abbiamo fatto tre petali. Stringete un po' il vostro lavoro in modo che riuscite a fare. Anche l'ultimo petalo, una maglia bassa, una catenella, e in questo caso facciamo solo quattro maglie alte, quindi per il quarto petalo, facciamo solo quattro maglie alte, 3 e 4. Ok, adesso facciamo una catenella. E chiudiamo il giro con una maglia bassissima entrando nella prima maglia bassa del giro, quindi vi dovete un po allargare il lavoro in modo da poter trovare la prima maglia bassa. Eccola qua, vado a fare una maglia bassissima e abbiamo concluso il secondo giro. Proseguiamo con il giro numero 3. Adesso dobbiamo lavorare a maglie bassissime fino a raggiungere la terza maglia alta delle nostre 5 maglie alte. Quindi qui vado quindi nelle prossime maglie e semplicemente lavoro delle maglie bassissime. Una maglia bassissima anche nella terza maglia alta. Ecco qua. E proseguiamo con una catenella. Questa catenella non vale come punto, è solo per alzarci nel lavoro. E adesso lavoriamo una maglia bassa sopra questa terza maglia alta. Perfetto, adesso dobbiamo fare 10 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora andiamo a cercare la terza maglia alta del prossimo petalo e facciamo una maglia bassa e ripetiamo 10 catenelle andiamo nel prossimo petalo nella terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa e ancora 10 catenelle E una maglia bassa nella terza maglia alta del giro precedente. 10 catenelle. E adesso dobbiamo chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo fatto a inizio giro. E così abbiamo concluso anche il giro numero 3. Nel giro numero eh, 4 andiamo a lavorare 15 maglie basse attorno all'archetto di 10 catenelle, quindi direttamente partiamo con le nostre maglie basse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sposto un pochino le maglie 11 12 13 14 e 15 poi facciamo una maglia bassissima sopra la maglia bassa del giro precedente e ripetiamo per tutto il giro quindi di nuovo 15 maglie basse attorno al nostro archetto Spostatevi sempre i punti. Una maglia bassissima sopra la maglia bassa e proseguiamo uno, due, tre, quattro, cinque sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici maglie basse, poi una maglia bassissima sopra la maglia bassa del giro precedente. 1, due, tre.

una maglia bassissima, fatemi controllare nello schema dove va lavorata. Nella prima maglia bassa, quindi qui. E così abbiamo concluso anche il quarto giro. Iniziamo il giro numero 5 con delle maglie bassissime. Fino a raggiungere la quarta maglia bassa, quindi, se vi ricordate, qui abbiamo la prima maglia bassa dove ho già fatto una maglia bassissima nel giro precedente per chiuderlo. Quindi. Ora, una maglia bassissima sopra la seconda maglia bassa una maglia bassissima sopra la terza maglia bassa e poi una maglia bassissima sopra la quarta maglia bassa del nostro archetto ora facciamo una catenella per alzarci nel lavoro e adesso lavoriamo 9 maglie basse in fila quindi la prima la faremo proprio sempre nella quarta maglia bassa quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Adesso facciamo 5 catenelle. Ora saltiamo queste ultime 3 maglie basse del nostro archetto e saltiamo anche le prime tre maglie basse del prossimo archetto. Entriamo quindi nella quarta maglia bassa dell'archetto e lavoriamo 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 5 catenelle. Saltiamo le ultime 3 e le prime 3 del prossimo e nella quarta maglia bassa del prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e poi andiamo avanti a lavorare a maglie basse fino a raggiungere un totale di 9 Nuovo 5 catenelle, saltiamo 3 maglie basse, saltiamo 3 maglie basse del prossimo archetto e facciamo una maglia bassa nella quarta maglia bassa. E poi andiamo avanti a maglie basse. 2 4 6 8 e 9 maglie basse 5 catenelle e chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro precedente e così abbiamo concluso anche il giro numero 5 vediamo ora il sesto ed ultimo giro della nostra mattonella e poi vi faccio vedere anche come poter eh, fare quest'ultimo giro e agganciarsi allo stesso tempo anche alle prossime mattonelle. Però prima lo vediamo per intero. Allora iniziamo il giro numero 6 con una catenella, poi saltiamo una maglia bassa e nella prossima. Andiamo a lavorare una maglia bassa e poi facciamo altre 6 maglie basse per un totale di 7 maglie basse. Allora controlliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ci rimarrà l'ultima maglia bassa libera. Ok, poi facciamo 5 catenelle, una maglia alta nella terza catenella del nostro archetto di 5 catenelle del giro precedente, 3 catenelle, eh, scusate 5 catenelle, poi una maglia alta sempre nella terza catenella di questo archetto e poi di nuovo 5 catenelle ora andiamo nelle prossime maglie basse saltiamo la prima e poi lavoriamo 7 maglie basse 1 2 3 4 5 e 7 poi 5 catenelle quindi qua vi è rimasta una maglia bassa libera andiamo a lavorare una maglia alta nella terza catenella 5 catenelle di nuovo una maglia alta in questa stessa terza catenella, 5 catenelle, saltiamo una maglia bassa, lavoriamo 7 maglie basse, 5 catenelle una maglia alta nella terza catenella 5 catenelle una maglia alta sempre nella terza catenella 5 catenelle di nuovo 7 maglie basse saltando la prima maglia bassa ancora 5 catenelle una maglia alta nella terza catenella 5 catenelle una maglia alta sempre nella terza catenella sempre 5 catenelle e adesso siamo a inizio giro Chiudiamo con una maglia bassissima entrando nella prima maglia bassa del giro. E così abbiamo concluso la nostra mattonella, ovviamente va stesa in forma ed eccola, guardate che carina. Vediamo ora come poter unire due eh, mattonelle insieme. Allora, poniamo il caso che io devo unire solo da questo lato, ok? Quindi da un lato, io ho già fatto il mio giro, quindi ho fatto i primi due angoli che sono composti come vedete da questi eh, punti a maglia alta diviso da 5 catenelle e ora devo iniziare a fare il terzo angolo e voglio sfruttare la mattonella per agganciarmi nel terzo e quarto angolo ok quindi sono nell'angolo faccio le mie 5 catenelle poi faccio una maglia alta nella terza catenella ecco qua e adesso dovrei fare 5 catenelle ma ne faccio solo due poi quando devo fare la terza catenella mi vado ad agganciare attorno a questo archetto di 5 catenelle dell'altra mattonella, in questo modo. Rivediamolo insieme di nuovo. Quindi ho fatto 2 catenelle, poi mi prendo così il prossimo angolo dell'altra mattonella. Vado ad agganciare il filo e lo passo attraverso l'asola sull'uncinetto. Questo è come una maglia bassissima praticamente e quindi adesso vado a fare altre due catenelle, poi lavoro una maglia alta tornando in questa mattonella nella terza catenella e faccio di nuovo 5 catenelle. Poi dobbiamo lavorare qui le nostre sette maglie basse, quindi saltiamo la prima e andiamo a fare 1 2 e 3. Quando devo fare la quarta maglia bassa la lavoro, ma allo stesso tempo vado a contare qua 1 2 3 4 mi vado ad agganciare nella quarta maglia bassa con una maglia bassissima. Ecco fatto. E poi proseguo con altre tre maglie basse. Uno, due, tre. Ok poi facciamo 5 catenelle, una maglia alta nella terza maglia catenella del giro precedente, e ora di nuovo 2 catenelle, poi ci agganciamo nel prossimo angolo, quindi attorno all'archetto delle 5 catenelle che dividono le due maglie alte dell'altra mattonella. Ok, e poi 2 catenelle, facciamo nuovamente una maglia alta nella terza catenella, 5 catenelle e andiamo a chiudere il nostro giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro precedente. Quindi vedete anche l'unione delle due mattonelle è molto facile. Spero che. Vedete che bello! Questa eh, istruzione vi sia stata utile. Ad esempio, se dovete adesso fare. Um, un quadrato pieno di tutte queste mattonelle perché magari fate una coperta allora eh, ci saranno anche punti dove voi vi dovete agganciare sia da questo lato che da quest'altro lato ma la procedura non cambia fate sempre una maglia bassissima attorno all'angolo una maglia bassissima nella quarta maglia bassa del giro e di nuovo una maglia bassissima attorno all'angolo ok se vi è stato utile questo video, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti sotto a questo video cosa avete intenzione di realizzare con questa mattonella. Noi vi aspettiamo con tanti nuovi progetti creativi. Un abbraccio e a presto. Ciao!